Alice Ferrero ne ha facoltà. Grazie Presidente. Cari colleghi, siamo qui oggi come dei figuranti a ripetere le nostre posizioni sui decreti che si sono susseguiti nell'emergenza Covid. Voi direte, come dei dischirotti, continuiamo a ripetere le nostre ricette, che sarebbero state altre, che la maggior parte delle misure fin qui proposte per non far sprofondare l'economia italiana, non sono state efficaci né adeguate. Anzi, hanno dimostrato e stanno dimostrando di essere per gli italiani una grande presa in giro. E mi soffermo qui su questo decreto cosiddetto liquidità, che diciamoci la verità, è la presa in giro per eccellenza. Annunciato a reti unificate con la roboante definizione della potenza di fuoco, ben 400 miliardi. Sembrava che l'avvocato Conte avesse messo a disposizione degli italiani 400 miliardi di euro, salvo poi scoprire subito dopo che si trattava di debiti. Lo Stato garantisce l'imprenditore proprio perché si indebiti. La misura in sé potrebbe anche essere valida se affiancata da validi aiuti e vere iniezioni di liquidità a fondo perduto. Ma le deboli misure a fondo perduto hanno tardato ad arrivare e dopo mille rinvii sono arrivati tra tanti paletti, articoli farraginosi, con il cosiddetto decreto rilancio, che alla fine ha visto la luce soltanto adesso a fine maggio. Ma di quello avremo poi da parlare in altra sede. Parliamo del decreto liquidità. È stato scritto talmente male che ogni banca l'ha interpretato secondo i suoi parametri. È stato lasciato talmente ampio spazio alle interpretazioni che, a parte qualche caso felice che ha chiesto i 25.000 euro e li ha ottenuti, tanti, troppi piccoli imprenditori e partite IVA hanno ricevuto le risposte più fantasiose dai loro istituti di credito, proprio per giustificare quel no. Ne dico qualcuna. No, sei già esposto e questa è la più facile. Ma addirittura no, aspettiamo i decreti attuativi. No, aspettiamo la conversione del decreto. Ne ho sentiti di tutti i colori. Vi rendete conto? Cioè, colleghi, davvero, avete chiesto ai vostri parenti, amici, conoscenti? Io ne conosco uno che è riuscito a farsi erogare i 25.000 euro e, a dire il vero, non ne aveva neanche tanto bisogno. Ma gli altri? E quando il governo ha capito che non stava funzionando, a fine aprile, il suo massimo esponente, il premier Conte, corre ai ripari chiedendo un atto d'amore alle banche e l'ABI diffonde una circolare orientativa per imprese e professionisti, ovviamente. Posto che il decreto in sé è stato posto scritto male, la fase di conversione si è dilungata, come ormai è solito accadere, a dismisura in un ramo del Parlamento e ora approda qui in Senato. E torno all'inizio del discorso. Siamo soltanto dei figuranti. Noi in Senato, pur comprendendo le pecche di questo decreto, nulla abbiamo potuto incidere su di esso. Per la verità, un buon emendamento della Lega è passato alla Camera. Porta i 25.000 euro di debito garantito a 30.000 euro, ma nulla di più. E ci chiedete la collaborazione. Quale collaborazione possiamo darvi se vediamo i problemi e qualsiasi nostra osservazione viene ignorata o pregiudizialmente cassata? E questa è la mia rabbia peggiore. Vediamo passare i provvedimenti, ne constatiamo i risvolti pratici negativi, ma noi della minoranza possiamo puntare il dito e nulla più. Non possiamo incidere contro un muro di gomma. Il mio è un appello, almeno per i prossimi decreti, in particolare nel prossimo enorme decreto da 266 articoli che non so come vedrà la luce e come potrà passare alla Camera, almeno per quello ascoltate la Lega. Siamo amministratori locali, siamo imprenditori, ancora prima di essere senatori. Ascoltateci.